Ben ritrovati amici di TG Plus, siamo qui con Alessandra Basso, europarlamentare della Lega e di D Group, e parliamo di affitti brevi, un tema che è caldo in queste ultime settimane. Buongiorno Alessandra. Buongiorno a voi. Recentemente il sindaco di Milano Sala aveva parlato di come gli obiettivi dell'Europa e delle città siano un po' diversi su questo tema. Cosa ne pensi al riguardo? Quali sono gli obiettivi dell'Europa? Cosa dicono le varie città? Un po', ci racconti un po' questo. Allora, premetto che sono relatore ombra in Europa appunto su questo fascicolo che riguarda la regolamentazione degli affitti brevi. È un fascicolo che è appena all'inizio perché sono appena stati depositati gli emendamenti, insomma qualche giorno fa, che sono anche in numero piuttosto consistente. Quindi per capire l'orientamento, ecco, ci vorrà un po' di tempo prima di leggere tutti i 400, crede passa, emendamenti che sono stati depositati. A riguardo, diciamo, c'è anche il sindaco Nardella di Firenze che parlava appunto di come volesse addirittura creare una legge per vietare gli affitti brevi nel centro. Cosa ne pensa a riguardo? Se questa è una soluzione? Diciamo che è una regolamentazione, quella che si sta facendo qui in Italia, diversa dal testo che c'è in Europa. E diciamo che in linea generale sarà necessario, credo, trovare un bilanciamento tra quelli che sono giustamente gli interessi degli albergatori, perché lo sappiamo benissimo che rispetto a chi affitta una casa che magari ha avuto in eredità, gli albergatori invece hanno degli obblighi ben più invasivi per poter gestire un albergo rispetto invece a chi appunto affitta semplicemente una casa di sua proprietà. Quindi sarà necessario trovare un giusto equilibrio tra le due parti che appunto non crei diciamo oneri da una parte o sfavorisca un'altra parte, ma bisognerà trovare un punto di equilibrio, anche perché ovviamente parlando con le diverse categorie gli obiettivi sono diversi e le esigenze sono diverse, ma per quanto riguarda, magari parlo della situazione italiana, ci sono anche delle situazioni un po' diverse, perché se si parla con chi gestisce in qualche modo questi Airbnb, ti vengono a dire: certo, è vero che noi siamo diversi da un albergo, abbiamo meno obblighi, però magari in qualche zona dove non esistono delle strutture alberghiere che possono, insomma, attrarre turismo o un numero, insomma, di camere sufficienti, noi in qualche modo sopperiamo a queste carenze. Certo è che appunto le regole ci devono essere per tutti e due. Per ora, diciamo, gli albergatori ne hanno sicuramente di più e quindi, insomma, è giusto cercare di mettere un po' di ordine.